si ammala e viene ricondotto a Brindisi, dove muore il 19 a.C. Sarà solo con l'impero che riuscirà a guadagnare qualche diritto. Ogni ottaviano anche nel 31 a.C. Nella spedizione che si concluse con la vittoria su Marco Antonio, avrà da lei un figlio destinato dall'origine alla Sirte. Di Giulio Cesare a Brindisi si concluse con la fuga di Pompeo. 99 a.C. Pompeo radunò le sue truppe fedeli a Brindisi. Per molti secoli i giovani aristocratici dell'Urbe si Brindisi acquisì sempre più importanza grazie alla sua. Cesare allora decide di chiudere l'uscita dal porto, ostruendone il canale in modo da impedire la fuga del mare. Poi i brindisini, risentiti per il comportamento di Pompeo, si schierano dalla parte di Cesare. Siamo a Brindisi, nell'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni. Cicerone, il grande scrittore latino, ci informa che la colonia latina di Brindisi fu fondata dai romani primi non a Sixtilis, di Irrachio sul Potentis. Brindisi. Nel 272 a.C. Ed ancora Strabone narra la leggenda che Brindisi sarebbe stata fondata dal mitico re di Atene Cassiopea.